La risposta è su più livelli. Primo livello, innanzitutto bisogna essere ragazzi, bisogna essere competenti e avere chiarezza mentale su quelli che sono i vari passaggi del 110%, altrimenti si corre il rischio di fare brutta figura e di creare più casino che lavori che entro. Detto questo, mi conviene inserirmi? La risposta è dipende, nel senso che, premesso che io sono nelle condizioni di poterlo fare, quindi dando per scontato questo, dipende da quello che è il mio carico di lavoro. Perché? Perché non escludo, noi abbiamo anche dei clienti all'interno della master di sistema finestra che loro hanno, cioè, ad oggi consegnano ad aprile. Quindi, partendo dal presupposto che ad oggi, 14 dicembre 2020, la scadenza di tutto questo è il 31 dicembre 2021, se io mi trovassi in quelle condizioni, in quella situazione, ad oggi non farei nulla, nel senso che di base io sono pieno fino ad aprile, quindi fino ad aprile il problema non ce l'ho. Ad aprile, verosimilmente, seppure dovesse in tronco finirmi il lavoro, perché non sarà così, seppure dovesse accadere, un mese siamo arrivati a giugno. Ragazzi, difficilmente partiranno cantieri a giugno, luglio, perché poi i tempi saranno troppo stretti. Quindi, di conseguenza, in tal caso, la mia risposta potrebbe essere no, non mi conviene. Caso diverso, invece, se tutto questo venisse prorogato. Allora, qualora tutto questo venisse prorogato, è chiaro che la risposta è sì. Sì, semplicemente perché io fino al 2023, fino al 2024, senza inserirmi in tutto questo, lascio soldi sul piatto, il che rappresenta un grosso peccato. Poi, sul fatto che valga la pena o meno comunicarlo, eccetera, eccetera, io direi sempre sì, vale la pena comunicarlo, anche perché per esperienza vi dico che da quando una persona alza la mano e dice io vorrei accedere, vorrei riqualificare, vorrei ristrutturare la mia casa sfruttando il super eco bonus, a quando poi realmente andiamo ad installare i serramenti passano 4-5 mesi. Perché? Perché c'è tutta una parte di progettazione che bisogna fare prima a monte, poi ovviamente bisogna definire gli interventi e poi si vanno a prendere le misure, si fa l'ordine e andiamo a posare la prima finestra. Detto questo, in ogni caso non ci vedo nulla di male nel dire anche noi facciamo il 110, quindi alla peggio se siete nelle condizioni comunicatelo, perché comunque è un qualcosa che a mio avviso è un tema caldo, cioè noi che facciamo, che ci occupiamo di questo, che facciamo marketing discovery, cioè che vediamo quello che cercano gli utenti su Google, negli ultimi mesi c'è stata proprio un'esplosione di questo tema caldo all'interno del nostro settore, quindi vuol dire che le persone cercano. Sarebbe, esatto, poco professionale o comunque poco differenziante dire no, noi non lo facciamo, non avrebbe nessun senso. Quindi alla peggio comunque diciamo, a patto che poi siamo nelle condizioni di poterlo fare, quindi non vedo motivo per cui non si debba dire. Caso diverso, se io invece sono già oberato, allora a quel punto evitiamo, anche in quel caso fosse anche solo per i vecchi clienti, ecco, io già fosse solo per loro comunque lo comunicherei. Non ci dimentichiamo che i vecchi clienti sono comunque dei clienti che abbiamo servito, che sono già soddisfatti e anche noi siamo soddisfatti di loro, quindi verosimilmente magari seppure gli chiediamo qualcosa per una prefattibilità sono anche ben lieti. Perché? Perché ci conoscono già, perché sanno già come lavoriamo, perché si fidano di noi, perché il problema in questo momento, se parliamo di 110%, spesso e volentieri è anche la mancanza di fiducia.